uno spoilerone questo! Questo sì, Ma che cosa ci fai oggi? Questa torta, che cos'è? Oggi è un pane quaresimale. Oh, è un pane quaresimale esatto, fatto questo torta? Questo è proprio un pane che viene poi finito dopo la cottura, perché carne carnevale, carne levare, e quindi iniziamo a fare bisogna i pani. Bisogna togliere la carne. Esatto, iniziamo a fare questi pani che vengono fatti sia in Italia per tradizione, ma anche all'estero. Infatti qui siamo a Malta, è una tradizione maltese di fare questo pane, che è questa ciambellona, ma pensa, di pane. Utilizziamo 500 grammi di farina tipo zero e 100 grammi di farina di mandorle, quindi sarà anche un po', darà un po' pane quel, dolce. Esatto, perché, esatto, quel sentore di torta quasi, e dolce, proprio perché per tradizione, soprattutto nei pani quaresimali, dato che bisogna comunque togliere carne e altri alimenti, devi dare più sostanza. Bisogna dare più sostanza, quindi si mantiene sempre un po' il dolce, le spezie, il dolce, quindi è un po' una caratteristica di tutti i pani. Questo è molto semplice da fare a casa, infatti io metto farina tipo zero, farina di mandorle, quasi tutta l'acqua, 270 grammi d'acqua, e lo zucchero, appunto, che sono 40 grammi, vado con il nostro lievito di birra, che sono 10 grammi, continuo ad impastare, è un impasto che viene abbastanza solido, quindi non dobbiamo avere troppe... Scusa, mi si è slacciata la camicia. La camicia. Dicevo, ma vedi, perché mi tira sempre qui, io non so come mai mi tira sempre qua la camicia a me. Giusto. Allora, poi andiamo dopo pochi minuti con il sale, eccolo qua, che sono 10 grammi, finiamo con la restante acqua, lo facciamo sciogliere bene nell'impasto, continuando a girare col nostro cucchiaio, e solo alla fine andiamo a mettere 40 grammi di olio extravergine di oliva, lo facciamo inglobare al nostro impasto, impastando, avendo un impasto bello liscio, e poi questo impasto deve riposare 2 ore in frigorifero e 1 ora a temperatura ambiente. E poi ti faccio vedere come viene farlo. Questa torta di pane. Esatto. Grazie, adesso vado dagli tuoi a fare questo pane torta, che è un pane però fatto a forma di torta. Un pane quaresimale. Un pane quaresimale. Andiamo a Malta, che è una grande tradizione di fare questo pane con farina tipo zero e la farina di mandorle. Vorrei farti solo vedere, questo è l'impasto appena finito, prima di fare la lievitazione, che è importante, siccome abbiamo le mandorle potrebbe risultare un po' grezzo, quindi è importante dopo una quindicina di minuti andarci a lisciare il nostro impasto sul tavolo, quindi togliendolo dalla ciotola e dare qualche passaggio, proprio in questo modo, piegandolo su se stesso, in modo da far diventare il nostro panetto bello liscio. Poi lo mettiamo a lievitare 2 ore in frigorifero e 1 ora a temperatura ambiente e siamo quindi pronti. Quindi 2 ore in tutto. Esatto, 3 ore. 2 ore in frigorifero. Frigorifero, un'ora a temperatura ambiente. La matematica non è mai stata il mio forte. No, vabbè. 2+1. 2+1 ce la facciamo. E andiamo a, vedi, questo è bello lievitato, andiamo a crearci proprio il nostro filone. Malta ha una grande tradizione di pane, tant'è che viene chiamata come l'isola del pane. Perché è stata sei da sempre... Sei stato a Malta a panificare? Io non sono mai stata a Malta. No, ma è bellissima Malta, so, ci devi andare. So. Tant'è che la via principale della città vecchia si chiama Old Bakery Street. No, cioè, praticamente... Allora, il prossimo viaggio, scusami, devi esatto, andare a Malta. Devo andare a Malta anche perché poi c'è la panificazione. Ancora tutt'oggi mi dicono che fanno le famiglie, soprattutto la domenica, portano i cibi, non solo i pani, a cuocere dai forni comuni. Perfetto. Quindi c'è una tradizione tutt'altro incredibile. Tanto puoi andare solo sabato e la domenica. Esatto. Quindi... Ma... Ha finito tutta la pasta, non c'è più niente. Sì, è finito tutto. Allora, ti faremo fare la fame. Perché? Lo facciamo così. Ho ripiegato la pasta su se stessa, già lievitata, e creo un lungo filone, proprio perché andiamo a creare questo ciambellone. Ti faccio vedere una tecnica casalinga, molto molto semplice, ma che dà grandi risultati. Perché solitamente quando facciamo i ciambelloni classici così, poi durante la lievitazione si spatasciano, come dici tu. Quindi noi prendiamo la nostra ciambella, il nostro stampo, lo oliamo bene, importantissimo dare abbondante olio in modo che la nostra pasta non si attacchi, andiamo a mettere il nostro filone all'interno e lo chiudiamo bene e lo lasciamo lievitare per 2 ore a temperatura ambiente. Diventa così. A questo punto noi ci prepariamo la nostra teglia. Cinque ore in tutto finora. Bravissima. Okay. Questo momento è importante, cioè noi potremmo anche cuocerlo all'interno del nostro stampo da ciambella, però rimane una crosta completamente diversa. È importante per avere una crosta un po' più rustica che il calore vada ad abbracciare direttamente la pasta. Quindi facciamo molta attenzione, iniziamo a staccarlo perché lavoriamo con una pasta già lievitata. Noi abbiamo messo il nostro olio prima e... andiamo a staccarlo prima di
andarlo poi a mettere in teglia. La forma rotonda naturalmente indica un po' il circolo della vita, no? Certo, per ed questo è, anche. Esatto, lo faccio delicatamente all'interno, ecco vedi? Però che bello. In questo modo noi abbiamo il nostro ciambellone che è pronto da infornare, è importante essere molto delicati in questo momento, ma che ha mantenuto completamente la forma. Andiamo in forno a 220 gradi per 40 minuti e adesso non è finita perché... No, certo, dobbiamo spennellarlo. Abbiamo... Lorenzo, vieni. Sì. Tanto guarda, Alfili che cerca come un cerca un l'estate pazzo, tutto qualcosa l'anno, da mangiare sì, che non trova. Allora, noi abbiamo il nostro ciambellone guarda che bello. Intanto è cotto. Bellezza. Già così è buonissimo. Già così è buonissimo, però... È importantissimo, siccome Malta è un crocevie anche di culture, no? Riparte, prende le tradizioni delle cotture, dei forni dall'epoca romana e poi medio orientale, quindi il sesamo e le mandorle. Io qua ho preparato una ghiaccia reale semplicissima fatta con 30 grammi di albume e 150 grammi di zucchero a velo. Deve avere questa consistenza, ok? Deve essere non troppo morbida, ma diciamo non troppo liquida, ma che si mantenga bene. A questo punto noi la prendiamo e la facciamo colare direttamente. Quindi diventa un incrocio tra un pane se fosse mangiato senza ghiaccia e quasi una ciambella, no? Vedi che la consistenza permette di farla adagiare piano piano. Adesso la possiamo aiutare anche con la spatola. Sì, sì, con la spatola, ma se gli diamo il tempo... Lei riesce va da sola. Esatto, va da sola. Possiamo anche aiutarla in questo modo, Però è importante la consistenza perché poi deve rimanere questo colore bianco e che non diventi trasparente. Poi andiamo a mettere la parte un po' medio orientale, no? Il sesamo che poi ricorda anche le tradizioni della Sicilia e quindi andiamo a metterci abbondante sesamo bianco e poi 12 mandorle che stanno a simboleggiare i 12 apostoli. E quindi devono essere 12 come gli apostoli. Le andiamo a mettere tutte qua. Un po' come i chicchi d'uva che simboleggiano sì, i 12 mesi guarda. Dell'anno, i 12 apostoli, naturalmente per due. C'è anche Giuda di mezzo. Vabbè ma lì insomma. E poi naturalmente possiamo assaggiarla. La vediamo da dentro, vedi, proprio sì, un pane. È un pane, ma questa farina di mandorle dà una caratteristica, un po' che bello. Dolce. Chiaramente bisognerebbe aspettare che la ghiaccia si esatto, asciughi. Sì, esatto, però è bello. L'assaggiamo? Sì, dai, perché no. Voi potete sporcarvi, io non posso e tu non puoi. Tu non puoi perché sei un... Via con la forchetta, via. Via, come dico a Simba, basta mangiare, Simba. Esatto. Basta mangiare. Assomiglia anche un po'. Un po', vero, un po' gli assomiglia. No, 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 guarda, controllate, per favore, che non vada a mangiare.